essere entrati nella top 20 e più Berrettini è 17ª testa di serie. Ora vendiamo alcuni appuntamenti, alcune segnalazioni nella nostra rubrica e piano. Dopo il grande successo del nuovo album Fino a qui, Tiro Mancino, con l'inconfondibile forza e sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione, presentano il loro ultimo progetto discografico e molti altri brani del proprio repertorio, insieme a loro sul palco del Sound Symphony Orchestra, che darà al concerto un sound inedito e coinvolgente. Eccezionale appuntamento con la danza al Teatro dell'Opera questa sera domani con Spartacus, la storica e trascinante coreografia di Yuri Grigorovich, la stessa realizzata per il Bolshoi di Mosca nella 68, una prestigiosa compagnia di balletto dell'Opera di Astana. Ha preso il via con oltre 20 appuntamenti e un mese di musica il Festival Pontino, storica rassegna giunta alla sua 55ª edizione, da piena di appuntamenti a Sermoneta agli incontri internazionali di musica contemporanea, poi a Castello Caetani i due concerti affidati al Syntax Ensemble, nuovissima realtà musicale. Ai giardini della Filarmonica, dalla Colombia, arriva l'Orquestra Filarmonica di Medio Informazione, che vanta 35 anni di storia e che nel suo repertorio unisce la tradizione sinfonica classica alla musica della propria terra. Fino al 1° settembre continua Letture d'Estate, una delle più longeve manifestazioni dell'estate romana, che porta libri, giochi, musica e relax nei giardini di Castel Sant'Angelo, con tanti spazi ed eventi dedicati a grandi e piccini. Un grande parco e librerie invito alla lettura, ampio spazio anche alla solidarietà con la Peter Panolius. E dopo qualche suggerimento per la serata, noi vi salutiamo, è tutto per questa edizione.